Literary Speech Contest. Di cosa parliamo? È una competizione di eloquenza, speech contest a squadre, su argomenti di letteratura, o meglio sui percorsi del nostro straordinario viaggio nella letteratura dal secondo 800 ad oggi. Come si partecipa alla gara? È una competizione a squadre. La classe verrà suddivisa in 6 gruppi o squadre formate da 3 o 4 elementi. In cosa consiste la gara? A ciascuna squadra verrà assegnato un percorso tra quelli affrontati nell'ambito degli argomenti di letteratura di quest'anno, percorso che dovrà essere presentato in forma di speech o discorso dialogato di 10-12 minuti. Come si svolge la gara? La gara si divide in 3 manche. Nella prima si sfideranno i 3 gruppi formati dalla prima metà della classe, nella seconda i 3 gruppi della seconda metà. La terza sarà il big match, in cui si sfideranno le squadre vincitrici delle 2 manche. Chi valuterà le performance e decreterà il vincitore? A valutare le performance dei gruppi sarà una giuria di 4 persone, formata a turno dalla seconda metà della classe nella prima manche, dalla prima metà nella seconda manche. Nel big match finale la giuria sarà composta da 6 giurati, 3 della prima metà, 3 della seconda metà della classe. Il resto della classe che non sarà impegnato né nella gara né nella giuria dovrà esprimere il proprio voto attraverso un sondaggio con Google Form, contribuendo così alla definizione del giudizio finale. Cosa dovrà fare ciascuna squadra in preparazione alla gara? A ciascuna squadra verrà assegnato un argomento che dovrà rielaborare sulla base di una traccia precisa e dettagliata e sulla base dei materiali di studio che verranno forniti dall'insegnante. La squadra dovrà preparare una presentazione molto snella e schematica a supporto dello speech, presentazione in PowerPoint o Google Slides che dovrà condividere durante la gara. Quali caratteristiche dovrà avere il discorso? Dovrà essere originale, niente copy and paste dagli appunti, niente pappardelle letterarie imparate a memoria, ma rielaborazione personale e originale. Dovrà essere preciso. Non dovrà contenere errori come confusione tra la terra trema e i malavoglia, tra neorealismo e naturalismo, oppure errori come l'uso del termine poeta in riferimento a Verga o a Zola, o ancora non dovremo sentirci dire che i Malavoglia sono scritti in dialetto siciliano. Il discorso dovrà essere il più possibile dialogato e movimentato, dovrà presentare cioè l'alternanza di diverse voci anche su uno stesso punto dell'argomento assegnato. Nella premessa, per esempio, non dovremo sentire la voce di un solo componente, ma di almeno 2. Il discorso dovrà essere movimentato anche nel tono. Niente cantilene, niente discorsi trascinati, niente lagne, insomma, ma ritmo, movimento e musica. Il discorso dovrà essere ironico rispetto alla materia trattata e autoironico. Facciamo un esempio. Potreste esordire in questo modo: signori e signore, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, in diretta dagli studi di Teledad, va ora in onda la prima e unica puntata della serie Lo shock della modernità. Quanto all'autoironia, potreste presentarvi come i massimi esperti di letteratura dell'aria fritta o potreste dire di aver sfiorato la candidatura al Nobel per la critica letteraria per aver risolto il mistero della morte di Émile Zola. Infine, potreste fare dell'ironia anche sul pubblico che assiste alla performance o sui giudici che dovranno valutare il vostro discorso. Potreste dire, per esempio, abbiamo la fortuna di rivolgerci a un pubblico formato dai più grandi esperti di letteratura dell'aria fritta.
bye.